E bravi ragazzi, bentornati sul canale del JTF Clan, qua è Tenimi che vi parla. Oggi ragazzi, il gameplay che state vedendo di sottofondo è un Fast Nuked Out realizzato dal nostro JTF Riot. Nella mappa non ne ho la più pallida idea, però so che stava utilizzando il Blackjack. È un gameplay veramente assurdo e vi invito a passare già da subito dal canale di Riot per vedere altri gameplay assurdi. Allora, prima di iniziare il piccolo argomento di oggi, perché è veramente brevissimo, vorrei scusarmi con voi per la mia attività di 2 settimane passa, però comunque sono stato all'estero in Spagna e quindi non avevo proprio la possibilità fisica di poter realizzare un commentary, ecco. Però adesso sono tornato e sarò molto felice di rimanere attivo sul canale del clan fino all'inizio della scuola, dove appunto dovrò concentrarmi un pochino di più sugli studi. Allora, l'argomento di oggi è appunto collegato al mio viaggio in Spagna, ovvero le differenze che ci sono nelle strade o comunque nelle aree di sosta tra Spagna, Francia, Italia, eccetera, perché sono anche stato in Francia per pochi giorni, però comunque ci sono stato. Scusate se comunque l'argomento non sarà troppo interessante o comunque non riuscirò a intrattenervi abbastanza bene, però sono tornato proprio adesso dal viaggio che è durato 9 ore, 8 ore all'incirca e quindi sono un po' frastornato, ecco. Se c'è una differenza abissale che ho notato soprattutto tra Spagna e Italia è il costo della benzina, ragazzi. Come sapete, in Italia il costo della benzina è veramente un qualcosa di esagerato, costa 1,40 al litro se non sbaglio, mentre in Spagna costa solo 1, quindi ragazzi c'è su 100 litri c'è un risparmio di più di 40 euro e io essendo che viaggiavo in camper più o meno contiene quasi 100 litri se non erro e in Spagna costava 40 euro meno che l'Italia. Un'altra cosa che ho notato invece qua nelle strade è il fatto che noi abbiamo il telepass, non so se sapete cosa sia, è praticamente un coso che si mette sulla macchina, sul proprio autoveicolo, che permette di evitare il ticket quando devi entrare in autostrada. Mentre in Spagna, in Francia e negli altri luoghi dove sono stato non c'è, cioè è solamente dedicato ai camion e comunque ai vari mezzi pesanti. Questa cosa è veramente strana, cioè non me lo sarei mai aspettato se devo dire la verità. Però vabbè, comunque non sono io che faccio le regole, eccetera. Se devo notare anche un'altra cosa, però a svantaggio di Francia e Spagna questa volta, come più o meno è il telepass, è il fatto che è vero che loro ti fanno pagare meno la benzina e meno altre robe, però alla fin fine ti fanno cioè recuperano questi soldi nei negozi delle aree. Infatti un panino, vi dico solo che costava 5 euro, che conteneva solo crudo, eccetera, quindi niente di che. Niente, spero che il commentary vi sia piaciuto, nonostante non sia stato proprio il massimo. Vi invito a passare sempre da Riot che porta gameplay assurdi e anche magari sotto al mio canale dove a breve tornerò attivo. Bella raga! Il GTF, oh. Ti ammazzati, ti sparati. Quando arrivo devi farmi passare.